Ci siamo regalati la Costituzione più bella al mondo. Abbiamo scommesso sul boom economico, sulle nostre eccellenze produttive, sulle straordinarie... Ecco, queste poche date per dirvi che l'Italia sta cambiando. L'esperienza della tenerezza consiste nel... Una sfida che l'Italia può vincere con il coraggio. Il tema della non violenza, che mette insieme nella vita di Gandhi la volontà di lottare per i propri ideali, ma non facendolo mai usando dei sistemi violenti. Gandhi è stato l'emblema di come si possono fare battaglie durissime, senza nessun compromesso, ma prive di violenza. Il suo messaggio di pace, il messaggio di non violenza, si sono diffusi in tutto il mondo ed hanno ispirato milioni di persone. Lottando, ma lottando pacificamente. Gandhi è stato importante, tenacia, perseveranza e il messaggio della non violenza. Anche per la difesa degli oppressi ha portato un messaggio nel mondo, che è quello della non violenza, che è un messaggio di grande portata universale e che dobbiamo cogliere. Pensai, adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare. Non ho raccolto quella pistola e da quel momento finisco sempre così. Sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso. L'onestà e la trasparenza rendono le istituzioni un riferimento forte e solido. Ha toccato il suolo lunare. Come pacca la luna che c'è dentro la luna, che ne so, so solo che sta per aria. Sia la vigilia dell'allunaggio, le cronache erano piene di analisi sul rapporto est-ovest, sulla guerra fredda. I momenti successivi furono ben diversi. C'era quasi l'illusione che la guerra fosse terminata, che per tutti ci sarebbe stato un nuovo inizio. Credo che sia un convegno importante perché coniuga questi due aspetti, la celebrazione di un evento importante della storia dell'umanità. Mai come ora abbiamo bisogno di sentire la presenza dello Stato. È una storia in cui il nostro paese, l'Italia, ha giocato, continua a giocare e deve continuare a giocare nella protezione della salute, nel rilancio dell'economia, come nella tutela dei più fragili. Tanto un mio viaggio, la mia missione sulla Luna non è completamente esclusa, non si sa mai. Qui gli istituti principali che lavorano il grafene sono due. Usando le nanotecnologie si realizzano sensori, elettrodi, illuminatori, celle fotovoltaiche e in particolare antenne flessibili per la comunicazione wireless. Il grafene ha delle ottime proprietà elettriche. Prendermi del tempo per uno screening medico, un esame diagnostico, non significa sottrarlo al lavoro, alla casa o ai figli. Significa invece compiere un enorme gesto d'amore verso la vita. La luce dell'informazione indipendente. E tolgono totalmente le muffe, i batteri e tutti i virus, compreso il Covid-19. Si accende in TV in tutta Italia. Radio TV. Liberi di scegliere. Utilizzati da strutture all'avanguardia, come ad esempio l'ospedale di Tel Aviv, che noi vogliamo portare nelle case degli ascoltatori di Radio certificato contro Covid-19. Sono 5 a Roma e poi Fiano Romano. Un gesto intelligente, coraggioso, per scongiurare l'insorgere delle malattie o poterle curare tempestivamente, per non avere mai paura del futuro e delle sue incognite, poter continuare a guardare al domani con fiducia e serenità.